Eccoci qui, ospite alla nostra ActNow TV, live da Ecomondo. Abbiamo Luigi di ASVIS. Ciao Luigi, Ciao Andrea. grazie per essere qui, per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi dell'invito. Raccontaci un po' chi sei e cosa fai nella vita. Beh, dunque, Luigi, sono Luigi Di Marco. Io in pratica collaboro con ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, posso dire pressoché da quando è nata. Nasce nel 2016 sostanzialmente per riempire un vuoto d'attenzione dei media e anche della politica sul fatto che era stata adottata l'agenda ONU 2030, quella che vediamo Questa bellissima tappezzata bellissima. dietro di noi con i suoi fantastici 17 gol. Quindi era stata adottata questa agenda, ma nessuno ne parlava. Eppure era andato un nostro Presidente del Consiglio a firmarla il 25 settembre 2015, lui assieme a oltre 190 capi di Stato e di Governo. Era un programma politico che doveva partire subito dal 1 gennaio 2016, l'operatività dei suoi 15 anni, ma questa attenzione non c'era. I creatori di ASVIS, possiamo chiamarli così, che sono tuttora, abbiamo il presidente Pierluigi Stefanini e il direttore scientifico, già prima portavoce di ASVIS, Enrico Giovannini, hanno questa intuizione. C'è un vuoto enorme da riempire, noi società civile ci organizziamo per rappresentare alla politica e le altre anche fasce della società civile, che questa è un'agenda importante, è un programma politico che è assolutamente necessario portare avanti, perché da questo dipenderà il nostro futuro. Il titolo dell'agenda lo sappiamo, si intitola non a caso Trasformare, nasce dalla dichiarazione di Rio più 20, che si intitola Il futuro che vogliamo, e il piano d'azione che al 2030 dobbiamo trasformare il nostro mondo, trasformare il nostro mondo per realizzare il futuro che vogliamo. Non entro in merito nei singoli gol, poi No, magari poi li lo affrontiamo. affrontiamo, ma anche altri l'avranno raccontato. Esatto, quindi ASVIS Nasce nasce per da gli, una necessità. da una necessità. All'epoca, visto che la domanda era partita tu chi sei, eccetera, all'epoca io appartenevo a una delle organizzazioni della società civile che si chiamava AIAS, si chiama tuttora, l'Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, e l'intuizione mia è stata proporre alla presidenza AIAS dell'epoca: aderiamo, perché noi che professionisti che ci occupiamo di sostenibilità, questa è una grande opportunità per la nostra organizzazione, una grande opportunità anche per l'Italia, Certo. insomma, che nasca questa organizzazione. Quindi, se ho capito bene, e parafrasando quello che dici, ASVIS nasce per colmare un vuoto, che era il vuoto lasciato dalla politica, il vuoto lasciato nella società, Anche dai media, anche dai media, importanti, mezzi di esatto. informazione. E quindi diventa un aggregatore di organizzazioni della società civile che vogliono portare avanti gli obiettivi dell'agenda. Che quindi fa advocacy. Esatto, il lavoro di aggregazione chiaramente, voglio dire, si è realizzato grazie, voglio dire, alle conoscenze, anche al prestigio, alle capacità, alla determinazione di chi ha creato ASVIS, ma nasce anche dal fatto che le organizzazioni della società civile nazionali, italiane, a loro volta si erano fatte rappresentare dalle organizzazioni a livello internazionale, dei datori di lavoro, quindi delle imprese, dei sindacati, delle ONG che si occupano dell'ambiente, del sociale, eccetera. Quindi semplicemente si trattava che loro confermassero a livello nazionale quello che i loro referenti internazionali avevano promesso di fare, avevano appoggiato. Certo, e com'è oggi fare il lavoro di advocacy? È difficile in Italia o nel mondo in questa fase
fase storica importante che stiamo vivendo per la lotta climatica in generale, ma in generale per quello che sta accadendo nel mondo? Allora, bisogna portare avanti il concetto che c'è il vuoto da riempire. Il nostro ruolo è questo, è sussidiario. Quello che facciamo noi potrebbe farlo anche, dovrebbero farlo le istituzioni. Pensate che sono le istituzioni che vengono a noi a chiedere, per esempio i corsi di formazione per la funzione pubblica li abbiamo preparati noi, okay. I corsi per le regioni, per le città, ce le chiedono a noi, forse perché abbiamo avuto questa capacità di guardare più avanti, ma anche per il fatto che noi comunque quando costruiamo una proposta formativa, nel caso di specie le proposte formative, ma poi ci sono anche le proposte di policy che sono anche più importanti se vogliamo, le proposte che facciamo sono proposte basate sulla scienza prima di tutto, non sulle ideologie, non sulle opinioni, non sul sentito dire, e sono proposte che si legano a questo quadro di sistema dell'Agenda 1-2030, certo. Che sono legate al quadro di sistema che anche attraverso le nostre istituzioni, quindi attraverso le istituzioni europee, le proposte ultime della Commissione europea, il Green Deal non solo, ma anche tutto il programma che è derivato in particolare a partire dal 2019 con la presidenza della Commissione europea da parte di Ursula von der Leyen, che ha voluto assumere il quadro dell'Agenda 2030 come riferimento, certo, per la definizione delle politiche. Ciò che è avvenuto in maniera più blanda anche in Italia, perché abbiamo adottato nel 2017 una strategia nazionale, sì, di sviluppo sostenibile, ma che è rimasta nel cassetto, che adesso è stata rinnovata, riapprovata di nuovo poco più di un mese fa, il 18 settembre 2023, mentre i nostri leader erano a New York proprio a discutere all'Assemblea Generale, a discutere come portiamo avanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Certo. E voglio farti una domanda: se dovessimo spiegare a chi non conosce questo mondo perché è importante l'advocacy e come si fa l'advocacy, cosa gli diremmo? Beh, diciamo che l'advocacy la si costruisce cercando prima di tutto il dialogo con le forze politiche, con quelle di governo ma anche con quelle di non governo. Esatto. Cercando di allargare il dibattito su questi temi con tutte le forze della società civile. Per questo ASVIS, oltre al rapporto che è in pratica il documento dove il primo l'abbiamo redatto nel 2016, dove noi raccogliamo le informazioni che abbiamo disponibili a livello il quadro internazionale, ONU, cosa abbiamo fatto a livello di Unione Europea, cosa sta facendo il nostro governo, cosa stanno facendo anche le, certo, regioni e gli enti locali, laddove merita portarlo in rilievo, più i dati statistici, mettiamo assieme tutte le informazioni, sulla base delle informazioni facciamo le nostre proposte. Questo è il rapporto. Il dialogo a 360 gradi noi invece lo facciamo attraverso quella che è la nostra seconda iniziativa principale, che la prima edizione del 2017 è stata quella del Festival dello Sviluppo, sì, Sostenibile, certo. Quindi non potevamo farlo già nel 2016 perché eravamo appena nati, quindi già è stato un grande risultato aver fatto il primo rapporto e mettere assieme forze della società civile italiana, che non ve le vado a elencare perché poi dopo fra i più oltre 300 aderenti dimenticherei, certo, non abbiamo neanche tempo per farlo, ma sono forze che storicamente sono in contrapposizione le une con le altre. Quindi già lo sforzo del rapporto è stato un miracolo, okay. A guardarlo adesso lo diamo per scontato, ma è così. E il secondo sforzo è quello del Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si apre a tutti, chiunque vuol portare, organizzare un evento che riguarda l'Agenda 2030 e lo vuol fare, voglio dire, rispettando quelli che sono i criteri di coerenza, eccetera, è libero di farlo. Questo allarga il festival. Quindi possiamo dire
dei meriti possiamo vantarcene. Certo. Uno, di aver creato l'organizzazione della società civile più ampia della storia d'Italia. Due, il festival, forse anche più corposo, perché non è il festival che si svolge in una città a 3 giorni, eccetera, un festival che dura 17 giorni quanto sono i gol, poi abbiamo anche i ritorni del festival, quindi un mesetto circa, che nelle ultime edizioni ha portato un migliaio di eventi organizzati. Certo, certo. Un migliaio di eventi. E questi momenti sono anche i momenti dell'advocacy, perché i nostri eventi poi chiaramente, voglio dire, cerchiamo quelli in particolare organizzati da ASVIS, ma voglio dire anche molti eventi meritevoli da parte di chi ha voluto proporre eventi, certo. Noi coinvolgiamo ancora le forze politiche o personaggi della società civile che sappiamo che possono avere una certa influenza anche sull'opinione pubblica, quindi anche i giornalisti, i rappresentanti dei media, eccetera. Ok, quindi abbiamo parlato di advocacy, abbiamo parlato di creare dei ponti tra la società civile, la società politica in generale, le istituzioni, chi sono i portatori di interessi. Abbiamo parlato dell'Agenda 2030, 17 goal per trasformare il mondo, che sono poi anche la bussola di Award, che vuole educare le persone e le aziende sull'Agenda 2030 e a prendere delle azioni concrete contro il cambiamento climatico. Ti chiedo, qual è il goal che ti rispecchia di più, che ti piace di più e perché? Posso dire il goal con cui sono entrato, che è il goal 13, azioni per il clima, ma il 13, come tutti gli altri goal, sono semplicemente dei punti d'ingresso dell'agenda, che è integrata e indivisibile, dichiarata così perché tutto ciò che è natura, quindi noi che ne siamo parte, fa parte tutto di un sistema. Certo. Tra l'altro la capacità di visione sistemica, oltre a essere un concetto che è insito nell'Agenda 2030 e lo era già da prima, è una delle competenze fondamentali per poter essere gli agenti del cambiamento e per lo sviluppo sostenibile. Certo. Perché proprio perché non abbiamo capito i collegamenti che dobbiamo oggi gestire i problemi che ci troviamo a gestire. Grazie. E che appello vorresti fare a chi ci guarderà o ascolterà questa nostra chiacchierata? Ecco, allora sicuramente di informarsi di più. Informarsi di più è meglio, sviluppare una capacità critica che non è quella di molti che per esempio vedono Nazioni Unite e pensano allora capacità critica, Nazioni Unite non buono, oppure pensano cambiamenti climatici, no, ebbene, ma questo allora è un discorso ideologico, no, ecco, sull'ideologico voglio spendere una parola. Bisognerebbe far passare nel nostro, come si chiama, nel nostro buon costume, nella nostra educazione, eccetera, che dare dell'ideologico al proprio interlocutore è maleducazione. Tu non dare dell'ideologico a chi ti sta dicendo una cosa, chiedigli perché, da dove prendi i dati, oppure chiedigli qual è il tuo obiettivo, chiedigli perché, cioè questa è una maniera più garbata, aprirsi al dialogo. Dare dell'ideologico al proprio interlocutore significa non voglio parlare, non mi interessa, non sono affari che mi riguardano. Certo. Quindi dialogo e farsi costantemente delle domande ed essere curiosi. Dialogo, confronto, non avere pregiudizi. E non semplificare, perché molti, come dicevamo prima, hanno questa idea che ciò che è istituzionale, vedi per esempio Nazioni Unite, allora vuol dire che è una cosa non buona, allora io esercito così la mia capacità critica. E questa è una semplificazione molto rozza, non può funzionare. Certo. Ok. Grazie mille per essere stato qui con noi e grazie a tutti e a tutte che ascolterete e guarderete questa intervista. Grazie a voi per l'attenzione e ancora per l'invito. Grazie. Ciao.